Ciao belli, benvenuti nel mio canale. Io adesso sono a un centro commerciale che si chiama Il Bonaire, fuori un po' di Valencia, e ho detto vabbè, vi faccio un video perché l'altra volta non l'ho fatto. Guarda che c'è questo conjunto bellissimo, veramente molto bello, però veramente è trasparente, cioè lo metti e fai vedere anche l'anima con questo, cioè veramente molto bello, però il tessuto è davvero trasparente, cioè poi lo spacco che gli arriva all'inguine non lascia proprio niente all'immaginazione, mi sembra un po' troppo. Ci sono varie cosette carine al Bershka, perché io oramai guardo solo le cose per andare a ballare salsa, e cosette che in questa minigonna è veramente molto carina, molto carina, 18 euro con lo spacchetto, significa che sta abbastanza stretta e non si alza. C'erano davvero, questi pantaloni sono stupendi, 26 euro. Ma comunque ci sono delle cosette abbastanza carine, ma comunque ho notato che hanno aumentato i prezzi anche a Bershka, anche i bigliettini che ci sono, gli hanno cambiato il prezzo sopra, Ci sono alcune cosette che sono carine, infatti queste qua si vede l'etichetta bianca sopra perché gli hanno cambiato il prezzo. Alcuni vestitini veramente carini, questa gonna è molto bella con lo spacco alto. Molto carina, come vedete che nascondono i prezzi, poi dopo li cambiano. 18 euro, molto carina. Ho dovuto togliere l'audio perché c'è la musica sottofondo e purtroppo con la storia del copyright e mi bloccheranno il video, allora ho deciso di togliere l'audio. A me piacciono questi vestitini che sono semplici, lunghi, semplici, attillati, mi piacciono molto. Sto cercando dei sandali così, dei sandali con la cinta di plastica che sono trasparente, che stanno bene con tutto, con qualsiasi colore, ma io la voglio proprio che mi prende bene il piede, che lo chiude bene, anche col tacco un pochettino più alto. Questi top a 6 euro, e c'è l'angolo del 30% di sconto, che non ho trovato nulla che mi interessa. Adesso invece andiamo alla Zara, che all'ingresso c'era un po' di roba veramente inguardabile, cioè davvero inguardabile. Questi tessuti un po', non so, a me non mi è piaciuto nulla sul reparto all'ingresso, davvero veramente, guardate voi, cioè roba veramente immettibile, come questo qua con l'elastico sopra, ma lo metti per ciampare? Ma non mi è piaciuto. Carino questo qua, questo vestitino, ma non so, non mi chiama l'attenzione. Mi piacciono questi sandalini, sono carine, molto carine, a 56 euro, no, a 59 euro, anzi 60, mi sembra un po' troppo. E anche il tessuto non mi piace, proprio, sai, quei tessuti di lino, ma lino rigido. C'è questo top che sono carini, una bella idea, però tendente al scuro perché sennò ti si vede tutto. Carini questi vestitini, 19 euro. Comunque a Zara da 19, da 13 a 20 euro si possono trovare dei vestitini abbastanza carini. Questo è orrendo, sembra la vedova, il vestito della vedova, e questo, vogliamo parlarne? Mamma mia, magari alcune cose sì, indossandole le potete vedere in una maniera diversa, ma questo veramente, cioè boh. Invece questi pantaloni sono molto carini, sono classici ma molto carini, con vita alta, belli, 26 euro.
Comunque ho trovato delle cosette a Zara al fondo che sono veramente splendide, ad esempio come questo vestito qua a 23 euro che è bellissimo, che tra l'altro ho scoperto che non è attaccato, è il top separato di lato e poi sotto c'è la gonna, bellissimo, ma proprio bello lungo che a me piacciono. I vestiti abbastanza lunghi, ci sono questi top che sono carini, che si possono indossare con tante cose, con tante idee. Questi pantaloni anni 80 direi proprio di no, grazie. Questo carino, però il tessuto non mi piace neanche un po' perché, come vedete, le mettete una volta, lo lavate una volta, si slabra tutto. Non mi piace. E credo costava sul 19 euro. Non mi piace neanche un po'. Bello il taglio del vestito, però non mi piace come l'hanno cucito, non mi piace il tessuto. Questo qua è spettacolare, questo qua è splendido. Ultimamente sono patita di vestiti bianchi. Questo è bellissimo con 20 euro. È bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Stupendo. Invece ci sono questi vestitini brillantinosi, che sono carini. I vestiti semplici. Anche questo è molto carino con lo spacco, molto carino. Ovviamente per ballare è 50 euro, no, non è più carino. Sta qua un po' esagerata, tutta, no, non lo so. Ovviamente ognuno ha il proprio gusto, eh. Mi piace molto anche questo. Mi piace moltissimo perché c'hai tutta la schiena praticamente fuori e davanti tutto coperto. Mi piace molto. Molto, molto, molto carino. Vi faccio vedere bene. Molto carino. È bellissimo. Guarda che belle queste sandalette qua, sono basse, non sono tanto alte, saranno un tacco 8, però sono carine. Vi parla una che è sotto il tacco 12, non andavo. Adesso per ballare col tacco 12 direi proprio di no. Le mie ginocchia non me lo permettono. E poi c'è questa scelta di colori che stiamo diventando come, non so, Diesel, che ha migliorato il suo stile. E poi ci sono anche altre cose che davvero, c'è come questa roba qua, tipo anni 70, fili dei fiori, che veramente, ma a me non piacciono, eh. Poi ognuno ha il suo gusto. Ci sono delle cose carine, ci sono delle cose niè. Ovviamente c'è roba per tutti i gusti. C'è questo vestito qua che è molto carino, 23 euro, però il tessuto è molto rigido. Invece questo, come sapete, nel verde mi sta da Dio e poi mi piace come colore, però ultimamente sono patita del bianco, che io vado a periodi. Ho già qualche vestitino bianco a casa, ma proprio ho voglia di comprarmi un vestito bianco. Questo qua è quello che vi ho detto prima. Guardate che bello. Vedete che ha lo stacco, però rimane lungo. È stupendo, 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 mi piace tantissimo, ma proprio tanto. Invece questo qua c'è tipo sotto di cotone e sopra di tessuto, anche questo non è per niente male, 20 euro. E c'è questo qua che mi piace, però anche questo il tessuto è abbastanza rigido. È carino, però abbastanza rigido. Comunque, come vi ho detto, tra il 19 euro e il 24 euro riuscite a trovare. Ad esempio, questo qua è carino, però trasparente, troppo trasparente. Sa, vabbè, 20 euro, però veramente troppo trasparente. Invece, mi piace tantissimo questo blu. È semplice e lungo. Abbastanza scollato davanti, però lungo e stupendo, bellissimo, come vedete, guarda come e c'è col tagliettino, stupendo, mi piace, costa 13 euro, veramente bello. E poi ci sono questi pantaloni
pantaloni brillantinosi, 36. Molto carini anche per ballare o per uscire o per una serata un po' particolare. C'è anche questo qua, un color panna, molto carino anche questo, 34, 36 euro. Ovviamente dipende dal vostro budget, si possono trovare varie opzioni abbastanza interessanti. A me piace tantissimo questa cosa qua, ma proprio tanto mi piace, che bella che è. E adesso arriviamo che ho trovato anche questo vestitino bianco che è veramente molto bello, bellissimo, a 20 euro, però mi piaceva l'altro. Il problema è che ho preso tutto, ho preso questo, ho preso quello azzurro, quello blu, ho preso altre 3-4 bianchi diversi per provarli. Arrivo per provarli, c'era una coda infinita per provarli e una coda infinita per pagare. Allora ho detto, sai cosa facciamo? Lascio perdere, mollo la presa e ci vado entro settimana. Vicino a casa mia, più che altro a Valencia, la settimana prossima vado e vado a provarli perché veramente se mi piace qualcosa la provo e ve lo dico. Questo qua è molto carino, però veramente c'era una coda infinita e sinceramente io dovevo andare al cinema con la mia amica, con questo centro commerciale, e quindi non ce la faccio a fare la coda, assolutamente non ce la faccio. E quindi ho detto, vabbè, sarà per la prossima. Belli, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E iscrivetemi, datemi delle opzioni, volete qualche richiesta, informazione, sono alla vostra disposizione. Comunque io sono patita molto dei colori. Questo qua è quello che avevo visto la prima volta che sono venuta, parlo di un paio di mesi fa, questo verde qua che stavo al punto di prenderlo. Ma ho fatto bene perché ho trovato un altro vestito verde che mi piaceva tanto. Adesso sono bianco, il bianco e il giallo. Sto cercando qualche vestito giallo o bianco, sicuramente me ne prendo un altro. Ne ho di vestiti bianchi, ne ho due per uscire. C'è un altro beige, un altro però bianco, proprio volevo qualcosa di bianco. Questa cosa qua io non l'ho capita. Praticamente una tuta attillata e magari provandola, ma deve avere un corpo spettacolare perché sennò veramente una cosa orrenda. Invece queste scarpette, queste che volevo, volevo una cosa così. Guarda che carine che queste. Oramai il plateau non va più di moda, io ce l'ho dorati però col plateau abbastanza alto. Queste sono bellissime, sono proprio belle, che ti prendono il piede, proprio lo colgono tutto. 36 euro. Invece questa giacca qua mi ha fatto impazzire. Sapete quelle giacche che sembrano con le maniche, ma non lo sono perché la manica ce l'ha laterale. Troppo bella, troppo bella, troppo, troppo. Mi piace tantissimo, tantissimo. Infatti aspetto se magari li fanno sconto perché costava 50 euro, mi sembra un po' troppo. E me la prendo davvero, mi piace tantissimo perché è super elegante. Color fucsia, io di vestiti fucsia ne ho tre, però un completino fucsia ci sta. Questi vestiti da 23 euro, quelli che ti fanno il bel culetto. Sono bellissimi questi. Comunque la prossima volta si vado a Zara, credo la settimana prossima, aspetto che mi entra lo stipendio e vado e provo per voi cosette, perché veramente ci sono delle cose stupende. Non tutto, eh. Mi raccomando, ripeto, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un saluto da me, Kali e Mister Gatto. Ciao!